giornata particolare quella odierna, iniziata con l'avvistamento di un gruppo di delfini mentre eravamo in navigazione per raggiungere il sito di immersione, ma non siamo riusciti ad avvicinarci più di tanto. Ho tentato di riprenderli mettendo la videocamera sott'acqua mentre eravamo sul gommone, ma non ci sono riuscito, la visibilità non era tale da permettermi di ottenere qualche immagine. Ma le sorprese non sono finite lì, anzi, mentre scendo a circa 7 metri di profondità, davanti a me vedo 3 esemplari piuttosto grossi di aquile di mare o mante. E dopodiché scendiamo giù e raggiunto il fondale, pieno di gorgoni, lo sappiamo già, non è la prima volta, e stavolta abbiamo potuto vedere intanto che lo stato delle colonie appunto era diciamo discreto, non mostra segni di preoccupazione come sta avvenendo magari in altre parti qui del Mediterraneo. E la sorpresa è stata ancora più come dire, notevole, perché abbiamo potuto incontrare ben 2 uova di gattucci, che da noi non sono così frequenti, ma in questa zona lo stanno diventando. Devo dire che questo sito delle Gorgoni della Perla Ionica, come le chiamiamo noi, perché è proprio il punto di immersione nel fondale antistante la zona della Perla Ionica, vicino Capomulini, e come dicevo questa presenza di uova di cattuccio, di altri esemplari di tutte le specie che frequentano, diciamo, il mar Mediterraneo, lascia ben sperare. E devo dire che queste immersioni stanno diventando molto interessanti per la nostra zona, quindi consiglio a coloro che ancora non la conoscono di avvicinare, godere di una giornata veramente rilassante e appagante.